Buonasera. C'è un proverbio milanese che non citerò in diretto, se non gli amici milanesi mi uccidono, che dice pasticcere fa il tuo mestiere. Come si dice, no? Ecco, perfetto, così è detto come me. E quindi, puoi vedere il tuo mestiere. Io sì, versione letterale. Ecco, è un proverbio a cui credo molto, quindi mi terrò rigorosamente ai temi di cui mi occupo e per cui fra l'altro sono stato invitato qui. Vi dico subito che se questo mio breve intervento avesse un titolo, sarebbe il nuovo volontariato per i beni comuni. E cercherò di mostrarvi come ci siano punti di contatto e differenza tra il volontariato tradizionale e questa nuova forma di volontariato, che in realtà finora abbiamo sempre chiamato cittadinanza attiva, e che cosa i centri di servizio potrebbero fare con questa nuova forma di volontariato. Innanzitutto una definizione di beni comuni, perché non è scontata. Se voi mi aveste chiesto 10 anni fa, quando è nato l'APSUS, il lavoratore per la sussidiarietà, cosa sono i beni comuni, vi avrei detto questa definizione. Sono quei beni che se arricchiti arricchiscono tutti, se impoveriti impoveriscono tutti. Quella definizione continua a essere valida, ma 20 mesi fa è successa una certa cosa, per cui il 2 febbraio dell'anno scorso, insieme col sindaco di Bologna, ho presentato al mondo un regolamento che traduce il principio di sussidiarietà che è in Costituzione in disposizione di livello amministrativo. In questi 20 mesi il tema dei beni comuni è esploso. Io questi 20 mesi ho fatto 70 incontri in giro per l'Italia, da nord a sud, e a questo punto io mi sento di darvi un'altra definizione di beni comuni, che è questa: dietro ogni bene comune c'è una comunità, cioè il legame diretto e immediato fra i beni comuni, il bene comune, non quello di interesse generale, il bene comune e una comunità. Mi spiego con 3 esempi. Primo esempio: a Roma c'è una scuola, la famosa scuola di Donato all'Esquilino, in cui da 10 anni, tutti i pomeriggi, dalle 16 alle 22, l'associazione genitori scuola di Donato svolge 40 diverse attività, dall'insegnamento del cinese allo yoga. Tenete conto che questa scuola sta vicino a Piazza Vittorio, che è quindi un quartiere un po' particolare. Il fondatore di questa associazione, che è un amico, mi ha detto un giorno che ero lì, dice: vedi questa scuola? Dalle 8 alle 16 è un bene pubblico, dalle 16 alle 22 è un bene comune. Secondo esempio, un giardino pubblico curato dagli abitanti di un quartiere. Notate che ho detto abitanti, non cittadini, perché se c'è un punto importante del nuovo volontariato per i beni comuni è che prevale l'abitare in un territorio, non la residenza formale o la cittadinanza formale. Questo significa che gli abitanti, e quindi volontari per i beni comuni, possono essere anche cittadini stranieri, e spesso lo sono, che si prendono cura dei beni comuni del nostro paese, pur non essendo cittadini italiani, come se fossero i propri. Questa è cittadinanza reale. Bene, quando gli abitanti di un quartiere si prendono cura del giardino pubblico del quartiere, di fatto quel bene pubblico in quel momento è un bene comune. Ultimo esempio che riguarda i beni abbandonati, perché dovete sapere, se non lo sapete già, che l'Italia è piena di beni abbandonati: ex caserme, ex fonderiere, ex scuole, i relitti del Novecento e anche dell'Ottocento, abbandonati, possono diventare beni comuni. Come? Lo spiego con una favola. Avete presente la favola del principe che diventa un rospo e poi la principessa lo bacia e diventa un principe? Allora, immaginate una scuola elementare negli anni 70 e 80, non so, sull'Appennino, piena di bambini, piena di vita, e un principe. A un certo punto ci sono meno bambini, la scuola viene chiusa, le finestre vengono sbarrate, la scuola degrada, diventa un rospo. Passa un po' di tempo, la comunità all'intorno dice: ma è un peccato che quell'edificio sia abbandonato, ci potremmo fare qualcosa di utile. Creano una piccola associazione, trovano un po' di fondi, la restaurano, ci fanno una palestra, un ristorante, qualche cosa che serve alla comunità. La principessa ha baciato il rospo, quella scuola diventa un bene comune. Però notate che anche nella favola il principe diventato rospo, che diventa principe, ha fatto delle esperienze che da principe non avrebbe mai fatto. Quindi questo vuol dire che quella scuola diventata bene comune non è la stessa cosa di quando era un bene pubblico, è un'altra cosa. E l'altra cosa che vorrei farvi notare, che vale sia per la scuola di Donato, sia per il giardino, sia per la scuola abbandonata, è che la comunità si assume una responsabilità verso quel bene pubblico, e finché quella responsabilità rimane viva, quello è un bene comune. Nel momento in cui la comunità smette di occuparsene, diventa un bene abbandonato. Quindi c'è questo legame fortissimo fra
responsabilità della comunità e esistenza del bene comune. Un altro aspetto importante è che i beni comuni sono sempre al tempo stesso locali e globali. Vi faccio anche qui un esempio. A Borgo Valsugana, che è il paese in Trentino dove ho vissuto 20 anni, c'è un torrente, il torrente Moggio. Quel corso d'acqua è un bene comune dei trentini, anzi dei valsuganoti, anzi dei borghesani, ma al tempo stesso è parte del patrimonio idrico dell'intero pianeta. La scuola Liceo Righi a Roma è un bene pubblico, è un bene degli studenti, degli insegnanti, dei genitori di quel quartiere, ma al tempo stesso è un bene del patrimonio nazionale di conoscenza. E lo stesso vale per tutti i beni comuni. Se voi guardate, sono sempre al tempo stesso dei beni di cui una comunità si prende cura, spesso per un interesse anche locale, ma che riguardano tutti. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che i nuovi volontari per i beni comuni sono persone che si prendono cura di un interesse locale, spesso anche di un piccolo gruppo, ma al tempo stesso di un interesse generale. E questo è perfettamente in linea con l'articolo 118, ultimo comma della Costituzione, che come sicuramente sapete, se non sareste qui oggi, dice che la Repubblica favorisce le autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Prendersi cura dei beni comuni e nell'interesse generale. Questo è uno dei punti di contatto, ci tornerò sopra tra pochissimo, dei punti di contatto tra volontariato tradizionale e nuovo volontariato per i beni comuni, ma è sicuramente un punto di distinzione rispetto ai soggetti pubblici e ai soggetti privati. Gli interessi pubblici possono essere più di uno. Noi nel manuale di diritto amministrativo, che è una materia che ho insegnato per 30 anni a Trento, diciamo che c'è l'interesse pubblico, ma non è vero. Sapete tutti benissimo che ci sono tanti interessi pubblici, spesso confliggenti tra di loro. Vi faccio un esempio di come gli interessi pubblici possono confliggere con l'interesse generale, per cui non è detto che l'interesse pubblico coincida. Prendete il sindaco di un paesino di 5-6 mila abitanti, arriva un imprenditore e gli dice che ha bisogno, vorrebbe costruire una roba e chiede un permesso di costruzione. Il sindaco ha il problema che lo Stato centrale, l'amministrazione dell'economia, gli ha tagliato i fondi. Quindi lui ha problemi a fornire servizi ai cittadini, a pagare i dipendenti. Lui sa che con gli oneri di urbanizzazione potrebbe pagare i dipendenti e fornire servizi. Concede il permesso di costruire. Certamente gli interessi pubblici in questo caso sono stati soddisfatti, ma certamente è stato danneggiato l'interesse generale a risparmiare territorio. In Italia ogni secondo noi consumiamo 8 metri quadrati di territorio. Quindi vedete che interessi pubblici e interesse generale non sempre coincidono. Ovviamente non coincide l'interesse, diciamo, privato dei singoli cittadini per quanto riguarda il loro interesse personale, perché è ovvio che un privato persegue il proprio interesse personale e non l'interesse della collettività, altrimenti non sarebbe più un privato. È come se ci fossero tre poli. C'è il polo degli interessi pubblici, Stato, Regioni, enti locali, c'è il polo degli interessi privati, imprese e singoli, e c'è il polo dell'interesse generale, che è uno solo. E questo polo dell'interesse generale comprende sia gli interessi pubblici sia quelli privati. Voi mi direte, ma come si fa a capire quando una cosa è nell'interesse generale? Allora vi rispondo con una battuta e con un esempio. La battuta è la storia che dice che è difficile descrivere un elefante a uno che non l'ha mai visto, ma se lo incontra lo riconosce. L'esempio è, il 19 novembre dell'anno scorso, invitato dai sindaci di Casal di Principe e di Santa Maria Capovetere a presentare i rispettivi consigli di regolamento sull'amministrazione comunale. E io ricordo ancora con emozione che quando ho finito di parlare, il sindaco ha messo i voti e si è alzato un consigliere d'opposizione e ha detto: noi questo regolamento lo votiamo perché abbiamo capito che è nell'interesse generale della nostra comunità. E che vuol dire che quando noi italiani vediamo una cosa dell'interesse generale, la riconosciamo nonostante tutta la nostra faziosità. Ecco, secondo me il volontariato tradizionale e il nuovo volontariato per i beni comuni sono il polo dell'interesse generale. E non è un caso che nella riforma del terzo settore, al primo articolo, si parli proprio di interesse generale, si dica che il volontariato agisce all'interesse generale. Perché è così? E vale per entrambi. Perché vale per entrambi? Perché tenete conto del fatto che quando ci si occupa di una persona, una singola persona, il benessere di quella persona è parte del benessere dell'intera comunità. L'articolo 32 della Costituzione, quando dice che la salute è il diritto dell'individuo e interesse della collettività, coglie esattamente questo punto. Quindi il volontariato, diciamo, tradizionale è sicuramente nell'interesse generale. Quello nuovo di cui sto parlando qui è nell'interesse generale, perché curare i beni comuni è nell'interesse generale.
rapidamente, altri punti di contatto. Abbiamo sempre detto che la gratuità, il dono e la solidarietà sono le caratteristiche distintive del volontariato. Ok, anche i cittadini attivi si ispirano al principio di gratuità, perché non sono ricompensati, se non hanno fatto. I cittadini attivi agiscono, hanno un interesse personale a vivere meglio, certo, però è gratuità, non c'è un compenso per quello che fanno, sono soltanto sostenuti. E dono e solidarietà ci sono, perché le persone che si prendono cura di un bene comune, una scuola, un giardino, quello che è, sanno benissimo che si avvantaggeranno del loro lavoro anche altri che non fanno assolutamente nulla, ma non importa, lo fanno. Non sono così gretti ed egoisti da dire, ah, se anche loro non fanno qualche cosa io non lo faccio. No, lo fanno, non si preoccupano, va bene. In questo appunto sono solidari, c'è un dono. Altri due punti di contatto, velocemente. La serenità. Io quello che vedo girando l'Italia sono persone che non si sentono umiliate del fatto che si stanno prendendo cura dei luoghi dove vivono, lo fanno volentieri, con allegria. Una volta a un convegno qualche anno fa sentì Mauro Magatti dire che dobbiamo avere un'idea orgogliosa della nostra italianità, e l'ho ripreso spesso perché è vero, cioè noi facciamo le cose come giusto che sia all'italiana, e diciamo che una cosa fatta all'italiana è una cosa un po' buttata via. Il rapporto, se voi guardate a pagina 56, si dice che soltanto 35 organizzazioni su migliaia, solo lo 0,3% si definiscono organizzazioni che si occupano di beni comuni. La verità è che i ruoli noi volontari per i beni comuni, sono i cittadini attivi, sono organizzati in maniera molto spesso informale, gruppi di strada, gruppi di quartiere, gente che si organizza informalmente. D'altro canto questa è una forza di questo nuovo volontariato, perché consente a persone che altrimenti non potrebbero prendere impegni duraturi e professionali e anche difficili, come quelli del volontariato tradizionale, di essere utile alla collettività, di fare qualcosa che sentono che è giusto, anche un pomeriggio di un sabato, e poi magari lasciar perdere. Allora, proposta, e concludo. Se è vero che dietro ogni bene comune c'è una comunità, è anche vero che il termine comune viene dal latino communus, che vuol dire fare insieme. Io penso che si fa comunità facendo qualcosa insieme. La proposta è rimettiamo in moto i legami delle nostre comunità prendendoci cura insieme dei nostri beni comuni. E notate, lo dico sempre, che noi di Lapsus non parliamo mai di manutenzione, parliamo di cura, perché ci si prende cura di ciò che è fragile, come un cucciolo, un bambino. I beni comuni sono fragili, se non ce ne prendiamo cura noi non se ne prenderà cura nessuno e verranno fatalmente distrutti dall'uso. Quando ci si prende cura dei beni comuni del proprio territorio, non soltanto si produce capitale sociale, si combatte la solitudine, si produce integrazione. Non soltanto si partecipa alla vita pubblica non delegando con il voto, ma prendendosi direttamente delle responsabilità per la soluzione dei problemi. No. Oltre a tutto questo, si produce fiducia e si liberano le tante energie di cui l'Italia è ricca. Queste, dal nostro punto di vista, sono forse le cose più importanti, il valore aggiunto civico, la fiducia e liberare energie. Il nostro regolamento al momento è stato approvato, adottato da 60 comuni, altri 80 lo stanno adottando. È uno strumento molto semplice che sta liberando energie, sta aiutando i cittadini ad avere e i funzionari ad avere un quadro giuridico di riferimento al cui interno muoversi, ma è un piccolo strumento, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. E allora ecco la proposta sfida, che però so che voi siete pronti ad accettare. I centri di servizio del volontariato a livello locale e a livello nazionale sono disposti, e poi la seconda domanda, in grado di sostenere l'impegno dei nuovi volontari per i beni comuni? Guardate che l'articolo 118, quell'elenco dei soggetti, in realtà è la Repubblica, Stato, Regioni, e lo stesso elenco che al 114 descrive la Repubblica. E quindi lo si può leggere così: la Repubblica favorisce le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Ma la Repubblica non sono solo le articolazioni istituzionali, la Repubblica siete anche voi, la Repubblica sono anche i centri di servizio, la Repubblica siamo tutti. E allora, da questo punto di vista, i centri di servizio del volontariato possono essere snodi essenziali di sostegno ai nuovi volontari, che hanno bisogno di tante cose, ma non di soldi, mi raccomando. Hanno bisogno di formazione, hanno bisogno di organizzazione, hanno bisogno di sedi, hanno bisogno di tecnologie informatiche, guarda tutto il failla, hanno bisogno di capacità imprenditoriali per la gestione dei beni abbandonati nell'interesse generale, pensate alla scuola ex Rospo,
non basta recuperare un bene abbandonato, mi diceva il sindaco di una città lombarda 15 giorni fa, bisogna avere un progetto per il dopo. Come faccio a gestire un bene abbandonato, recuperato, magari con i soldi dell'Unione Europea in maniera economicamente sostenibile? Ecco, i centri di servizio potrebbero essere il luogo dove si formano queste nuove imprenditorialità. Insomma, si chiamano centri, li chiamate centri di servizio del volontariato, al servizio a questo punto di un progetto di ricostruzione materiale e morale del nostro paese, fondato sulla condivisione anziché sull'esclusione, sulla solidarietà anziché sull'egoismo, sulla fiducia reciproca anziché sul sospetto. Utopia? No, signore. Da fuori migliaia di persone lo stanno già facendo, i nuovi volontari per i beni comuni, hanno solo bisogno di un po' di aiuto. Grazie.